ascoltiamo con quanta venerazione Padre Pio parlava dell'Eucaristia e apriamo il nostro cuore ad un'adorazione sempre più profonda e ricca di amore, riconoscente per il nostro Signore Gesù Cristo. Da una lettera di Padre Pio da Pietrelcina. Mio carissimo Padre, vorrei per un solo istante scoprirvi il mio petto per farvi vedere la piaga che il dolcissimo Gesù amorosamente vi ha aperto in questo mio cuore. Esso finalmente ha trovato un amante che si è talmente invaghito di lui che non sa più inasprirlo. Quest'amante voi già lo conoscete. È un amante che non si adira mai con chi lo offende. Infinito è il numero delle misericordie di lui che il mio cuore porta con sé. Esso riconosce di non aver proprio nulla di che gloriarsi davanti a lui. Egli mi ha amato, a tante creature ha voluto prepormi. E allorché gli domando che cosa ho fatto per meritare tante consolazioni, lui mi sorride e mi va ripetendo che a intercessore nulla si nega. Mi chiede in ricompensa solo amore. Ma non lo debba lui forse questo per gratitudine? Oh, potessi, Padre mio, un po' contentarlo nello stesso modo che lui contenta me. Egli si è talmente invaghito del mio cuore che mi fa ardere tutto del suo fuoco divino, del suo fuoco di amore. Che cos'è questo fuoco che mi investe tutto? Padre mio, se Gesù ci rende così felici in terra, che sarà nel cielo? Mi vado alle volte domandando se vi siano delle anime che non si sentono bruciare il petto del fuoco divino, specialmente allorché si trovano dinanzi a lui in sacramento. A me sembra ciò impossibile, massimamente se ciò riguarda un sacerdote, un religioso. Forse quelle anime che dicono di non sentire questo fuoco non l'avvertono a causa del loro cuore più grande. Solo con questa benigna interpretazione mi associo ad essi per non tacciarli della nota vergognosa di menzogneri. Visita a Gesù sacramentato di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Signore mio Gesù Cristo, che per l'amore che porti agli uomini te ne stai notte e giorno in questo sacramento, tutto pieno di pietà e d'amore, aspettando, chiamando e accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti. Io ti credo presente nel sacramento dell'altare, ti adoro dall'abisso del mio niente e ti ringrazio di quante grazie mi hai fatto, specialmente di avermi donato te stesso in questo sacramento, di avermi data per avvocata la tua Santissima Madre Maria e di avermi chiamato a visitarti in questa chiesa. Io saluto oggi il tuo amatissimo cuore ed intendo salutarlo per tre fini. Prima, in ringraziamento di questo gran dono,
secondo, per compensarti di tutte le ingiurie che hai ricevuto da tutti i tuoi nemici in questo sacramento. Terzo, intendo, con questa visita, adorarti in tutti i luoghi della terra, dove tu sacramentato te ne stai meno riverito e più abbandonato. Gesù mio, io ti amo con tutto il cuore. Mi pento d'avere per il passato tante volte disgustato la tua bontà infinita. Propongo con la tua grazia di non offenderti più per l'avvenire. E al presente, miserabile qual sono io, mi consacro tutto a te. Ti dono e rinunzio tutta la mia volontà, gli affetti, i desideri e tutte le cose mie. Da oggi avanti fai di me e delle mie cose tutto quello che ti piace. Solo ti chiedo e voglio il tuo santo amore, la perseveranza finale e l'adempimento perfetto della tua volontà. Ti raccomando le anime del Purgatorio, specialmente le più devote del Santissimo Sacramento e di Maria Santissima. Ti raccomando ancora tutti i poveri peccatori. Unisco infine, Salvatore mio caro, tutti gli affetti miei con gli affetti del tuo amorosissimo cuore e così uniti li offro al tuo eterno Padre e lo prego in nome tuo che per tuo amore li accetti e li custodisca. Davanti a te, estire.
Concedici di saper ascoltare la sua parola, di possederla nel nostro cuore e di saperla trasmettere ai nostri fratelli. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo con attenzione la parola di Dio. Dagli Atti degli Apostoli. Un giorno Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera verso le 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita, e lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina». E presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono. Balzato in piedi, camminava ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Custodirò la tua parola. Io sono prostrato nella polvere. Dammi vita secondo la tua parola. Insegnami i tuoi voleri. Cantero per sempre.
come il cielo. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda. Canterò per sé. Cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella miseria. Canterò per sempre l'amore. Si fa vivere. Io sono salvami, perché ho cercato il tuo volere. Canterò per sempre l'amore del Signore. Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Canterò per sempre l'amore del Signore. Quanto amo la tua legge, Signore, tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Canterò per sempre l'amore del Signore. Tengo lontano i miei passi da ogni via di male per custodire la tua parola. Canterò per le tue parole, più del miele per la mia bocca. Canterò per sempre l'amore del Signore. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Canterò per sempre. Sola come noi. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengano da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro.
essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te, hanno creduto tu che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tui. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo. Alleluia, alleluia. Solo una breve riflessione, fratelli amati, in questa veglia alla presenza di Gesù Eucaristia, mentre ricordiamo il pio transito del servo di Dio, il Santo Padre Pio da Pietrelcina. Padre Pio aveva un amore speciale per l'Eucaristia e stasera in modo tutto speciale ci chiama a vivere quell'intimità spirituale con la quale lui era solito stare cuore a cuore con Gesù. Padre Pio in tutta la sua vita sacerdotale ha cantato l'amore del Signore. Anche noi abbiamo ripetuto: canterò per sempre l'amore del Signore. E Padre Pio lo ha cantato quest'amore con una testimonianza di unione intima con Gesù, a tal punto da essere crocifisso con Cristo Gesù, da mostrare anche fisicamente, tangibilmente, il Signore, il suo trasparire nella testimonianza semplice, povera, umile di Padre Pio. Ed è bello guardare a Gesù con quella tenerezza, con quell'ardore, con quelle virtù con cui Padre Pio insegnava ai suoi figli spirituali a intrattenersi con Gesù, a guardare Gesù con gli occhi della fede, ad aprire il cuore alla speranza e a vivere quella carità facendosi totalmente dono ai fratelli. Così Padre Pio ha vissuto il suo ministero sacerdotale, la sua consacrazione religiosa, ma anche il dono prezioso di quei segni visibili delle stigmate che hanno accompagnato il suo essere testimone credibile dell'amore santo di Dio. Quei segni della passione che talvolta attiravano curiosi perché volevano vedere
ma quando giungevano da Padre Dio, vedevano non più i segni esterni, ma quella tenerezza, quell'amabilità con la quale Padre Pio voleva avvicinare le anime a Gesù. E a volte era anche severo Padre Pio, perché era vero con se stesso anzitutto, perché ci credeva lui, perché viveva lui questa intimità con Gesù e voleva che tutti vivessero questa intimità. Desiderava il dono della conversione dei peccatori, soprattutto di quelli che si erano allontanati, perché stessero vicini a quel cuore che ha tanto amato, alla divina presenza che mai ci abbandona e che è sempre disponibile nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie. Cosa ci insegna Padre Pio? A pregare, a rimanere uniti, ad essere quel segno che Gesù, pregando al Padre, alzando gli occhi al Padre celeste, al cielo, invocava: siano una cosa sola come noi, Padre Santo, custodiscili nel tuo amore. E noi vogliamo chiedere al Signore questa grazia di essere custoditi nell'amore e nel nome del Signore. Consacrali nella verità. Che il Signore ci dia la grazia di consacrarci nella verità del Vangelo. Non ho oro, non ho argento, ma quello che ho te lo dono. Così il beato apostolo Pietro e così anche Padre Pio, quando venivano tanti devoti, tanti figli. Padre Pio, sapete, viveva quei voti di castità, di obbedienza e di povertà, cioè di distacco dalle cose terrene. Cosa posso darti? Nulla mi appartiene. Ogni tanto quando noi magari parlando con qualcuno ci domandassero ma senti, questa casa è tua? Dobbiamo rispondere con sincerità: sì, ma per poco tempo. Ma questa macchina è tua? Sì, ma per poco tempo. Ma i figli sono i tuoi? Questi sono i tuoi figli? Sì, per poco tempo. Perché vedete, nella terra noi siamo destinati a vivere per poco tempo. Ma dobbiamo essere capaci di alzare lo sguardo in alto, i nostri cuori e quindi il nostro animo, il nostro spirito, per le realtà eterne, celesti, e lì avremo veramente la pienezza della comunione con Dio. Questo ci insegna Padre Pio. Non era un grande filosofo Padre Pio, non era qualcuno che doveva insegnare in accademia o università, ma ha dato un grande insegnamento a noi sacerdoti, al popolo santo di Dio, di dedicarsi interamente al servizio di Dio e dei fratelli. Certo, a volte non compreso, a volte perseguitato, calunniato, da alcuni sostenuto, da altri osteggiato. Cosa ha fatto Padre Pio? Ha continuato ad essere se stesso. Ha continuato ad avere lo sguardo su Gesù e stasera ci invita a volgere lo sguardo verso Gesù. San Pietro aveva guardato Gesù mentre
dopo averlo rinnegato, il gallo cantava, Gesù si voltò e guardò Pietro. Vedete, ora Pietro ci dice, l'autore degli Atti degli Apostoli, erano le 3 del pomeriggio, il momento della Divina Misericordia. Guarda verso di noi, nel nome di Gesù, cammina. Quante persone magari si sono fermate nel cammino di santità e guardando verso i santi di Dio, guardando a Padre Pio, ecco, si riprende il cammino. Quante persone magari, ecco, si sono intiepidite, intorpidite nel cammino spirituale e magari incontrando Padre Pio, incontrando i gruppi di preghiera di Padre Pio, iniziano nuovamente a pregare, iniziano nuovamente a vivere un'esperienza viva di Gesù vivo, stare con Gesù. Questa è la bellezza del dono grande, stare con il Signore. Vogliamo chiedere al Signore, Signore, con te voglio stare. Tienimi sempre con te, oh Signore. Tienimi la tua mano sul mio capo. Mantienimi vicino a te, oh Signore. E ti diciamo grazie, oh Signore, perché mentre magari nella società si cerca altro, tu, Signore, metti in noi il desiderio di cercare te. Ti diciamo grazie, Signore, perché in tutti i modi tu, oh Gesù, cerchi di farci stare con te e mandi i santi della tua Chiesa che ci attirano verso di te. Sono uomini, donne che ci invitano a seguirti ancora oggi. Sono quegli esempi del tuo amore, della tua bontà, che ci invitano a stare con te. E noi vogliamo chiedere al Signore la grazia di stare con Lui. Vogliamo, guardando Gesù, pregare, cantare, dire con la nostra bocca, ma soprattutto col nostro cuore, Signore, voglio dimorare con te. Sia lodato Gesù Cristo. Voglio dirti che, Signore,
Come ogni anno, il nostro direttore generale, padre Franco Moscone, vescovo, ci propone un tema di riflessione che ci accompagni nei nostri incontri di catechesi. Ascoltiamo insieme le sue parole di presentazione per l'anno pastorale 2020-2021. Carissimi fratelli e sorelle dei gruppi di preghiera di Padre Pio, iniziamo un nuovo anno pastorale, il terzo di un percorso pensato in modo ciclico sulla spiritualità di Padre Pio. Siamo partiti il primo anno dal suo invito pressante: santificati e santifica. Abbiamo quindi proseguito il cammino nel secondo anno attraverso la meditazione sull'opera dello Spirito Santo e sulle virtù cristiane, le operazioni dello Spirito Santo. Siamo così giunti al terzo anno, segnato dal tema «Devi avere sete della salute dei fratelli». È una frase tratta da una delle lettere che Padre Pio scrisse ad una sua figlia spirituale della prima ora, Margherita Tresca, nel 1919. Originaria di Barletta, in Puglia, aveva vissuto un lungo periodo di sofferenza e di isolamento per gli ostacoli frapposti dalla famiglia al suo desiderio di consacrarsi al Signore nella vita religiosa. Nel gennaio del 1919 è messa al noviziato romano delle suore Brigidine, l'Ordine del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida, dove da qualche anno era entrata anche Suor Pia, la sorella del nostro amato Santo Padre Pio. L'impegno di conformarsi alla nuova vita e il movimento di purificazione interiore che il Signore stava compiendo in lei la spingevano
ad impeti d'amore molto simili a quelli del suo padre spirituale. Desiderava staccarsi da tutto e unirsi definitivamente con Gesù, il celeste sposo. Padre Pio tenta di mitigare questo suo desiderio, rendendolo più conforme alla realtà vocazionale scelta, e accompagna la figlia spirituale sulla strada dell'offerta totale di se stessa a Dio. La tua missione non è ancora compiuta, e più che essere assorbita in Dio, devi avere sete della salute dei fratelli. Sizio o sete, sono le parole che ha detto Gesù sulla croce, o sete, sizio. Nonostante la lettera abbia ormai più di 100 anni, l'invito di Padre Pio e il contesto in cui scrive queste parole sono pienamente attuali e utili alla vita spirituale di oggi. Come credenti e anche come gruppi di preghiera parliamo spesso di impegno missionario, ma corriamo il rischio di fermarci a iniziative di basso costo che coinvolgono poco la nostra storia personale. Tanto al tempo di Margherita Tresca come al nostro, la missione comincia sempre dal profondo del cuore. Quando si prova concretamente la difficoltà e la solitudine del cammino, è allora che si condivide appieno la sete di Cristo. E si fa nostro il grido del Signore in croce: «O sete!» Solo condividendo la sua sete ci svuotiamo di noi stessi e facciamo nostri gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Provando questa sete saremo capaci di comprendere fino in fondo il consiglio di Padre Pio alla figlia spirituale: avere sete della salute dei fratelli. E questo consiglio lo sentiremo rivolto oggi ad ognuno di noi, che da Padre Pio riceviamo motivazioni ed aiuti per vivere appieno la nostra fede nella Chiesa. Ci mettiamo in piedi. Sia benedetto Dio che ci ha chiamati ad una vocazione santa. E con Lui esaltiamo il suo divin figlio Gesù, che con la sua morte ci ha aperto le porte del cielo, e lo Spirito Santo che ogni giorno ci rende suoi messaggeri di speranza e di pace. Diciamo insieme: manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Io sono la vite e voi siete i tralci. Rimani con noi, Signore, affinché i nostri pensieri siano tutti i tuoi pensieri e le nostre parole siano le tue parole. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Una cosa sola ti manca per essere perfetto. Va, vendi tutti i tuoi averi e dalli ai poveri, poi vieni e seguimi. Donaci la grazia di saperti seguire con la letizia francescana e piena disponibilità sulle orme di San Pio da Pietrelcina, per essere missionari con la vita e con il cuore. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Custodisci i giovani che si stanno preparando alla cresima e al matrimonio, e fa che sappiano accogliere il dono della tua grazia per vivere e annunciare con fedeltà il Vangelo. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Assisti i nostri fratelli e sorelle infermi con la tua misericordia,
e concedi di saperli circondare del nostro affetto. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Benedici, oh Signore, l'opera missionaria che ci accingiamo a vivere e rendici santi perché annunciamo la tua parola prima di tutto con la nostra vita. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. E raccogliamo tutte le nostre intenzioni, invocazioni, le preghiere, le suppliche, le intercessioni, anche di quanti abitano il nostro cuore, vivi, malati, defunti, con le parole che Gesù ci ha insegnato. Insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, Gesù Cristo, io credo che tu
sei presente qui nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore, come è già avvenuto. Io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia già mai a separare da te. Signore Gesù, rimani nel mio cuore. Signore Gesù, rimani nella mia vita. Signore Gesù, che io rimanga nel tuo amore. Signore Gesù, che io da te abbia vita. Grazie.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Da ogni dove siamo qua, sacratissimo cuore, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Secondo le intenzioni e per la persona del Romano Pontefice e per godere dei benefici della Santa Indulgenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Angelo di Dio, che sei mio custode, illuminami, custodisci, mi reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti, le anime benedette e sante del Purgatorio, l'eterno riposo tra loro, Signore. Riposino in pace. Amen. Benedicimi, Signore, ti prego, concedimi terreni sempre più vasti, tienimi sul capo la tua mano e allontana da me disgrazie e dolori. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù, fa perdonare sempre. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dona il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima mia agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia e fate che l'ultimo mio cibo sia la Santissima Eucaristia. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. San Michele Arcangelo, potente e diamo lettura adesso del Pio transito di Padre Pio da Pietrelcina, descritto da Padre Pellegrino Funicelli, cappuccino. È un momento particolare, un racconto particolare della conclusione della sua vita terrena di Padre Pio, ed è un momento, ecco, dove ci fa cogliere nella sua umanità e nella sua semplicità, ecco, questo passaggio da questa vita alla beata eternità in cui Padre Pio ha sempre creduto, sperato e desiderato vivere proprio in comunione con il Signore. Poco dopo le ore 21 del 22 settembre 1968, quando il padre Mariano si era già allontanato dalla cella numero 4 ed io vi ero entrato, Padre Pio, per mezzo del citofono, mi chiamò nella sua stanza. Era a letto, coricato sul fianco destro. Mi domandò soltanto l'ora segnata dalla sveglia posta sul mio comodino. Dai suoi occhi arrossati asciugai qualche piccola lacrima e ritornai nella stanza numero 4 per mettermi nascosto presso il cielo sempre acceso. Il padre mi chiamò ancora per altre 5 o 6 volte fino alla mezzanotte ed aveva sempre gli occhi rossi di pianto, ma di un pianto dolce, sereno. A mezzanotte, come un bambino pauroso, mi supplicò: «Resta con me, figlio mio», e cominciò a chiedermi con molta frequenza l'orario. Mi guardava con occhi pieni di implorazione, stringendomi fortemente le mani. Poi, come se vi fosse dimenticato l'orario richiestomi in continuazione, mi domandò: «Voglio adetta messa?» Risposi sorridendo: «Padre spirituale, è troppo presto adesso per la messa». Ed egli replicò: «Beh, stamattina la direi per me». Ed io: «Ma ogni mattina la dico secondo le sue intenzioni». Successivamente volle confessarsi e, terminata la sua sacramentale confessione, disse: «Figlio mio, se oggi il Signore mi chiama, chiedi perdono per me, ai confratelli, di tutti i fastidi che ho dato. E chiedi ai confratelli e ai figli spirituali una preghiera per l'anima mia». Risposi: «Padre spirituale, io sono sicuro che il Signore la farà vivere ancora a lungo, ma se dovesse aver ragione lei, posso chiederle un'ultima benedizione per i confratelli, per i figli spirituali e per gli ammalati?» E lui: «Sì, che li benedico tutti. Chiedi anzi al superiore che la dia lui per me questa ultima benedizione». Infine mi ha chiesto di rinnovare l'atto della professione religiosa. Era l'una quando mi disse:
Senti, figlio mio, io qui a letto non respiro bene. Lasciami alzare sulla sedia, lì respirerò meglio. L'una, le due, le tre erano di solito gli orari in cui si soleva alzarsi per prepararsi alla Santa Messa. E prima di sedersi sulla poltrona soleva fare quattro passi per il corridoio. Quella notte notai con mia grande meraviglia che camminava dritto e spedito come un giovane, tanto che non vi è bisogno di sostegno. Lo seguì tenendogli la mano sotto il braccio. Egli stesso accese la luce e, arrivato vicino alla donna, si sedette e guardò in giro per il terrazzino curiosando. Sembrava che con gli occhi cercasse qualcosa. Dopo cinque minuti volle tornare nella cella. Cercai di sollevarlo, ma mi disse: non ce la faccio. Infatti si era appesantito. Padre spirituale, non si preoccupi, gli dissi incoraggiandolo e prendendo subito la sedia a rotelle che era a due passi. Per le ascelle lo sollevai dalla poltrona e lo posi a sedere sulla sedia. Egli stesso sollevò i piedi da terra e li poggiò sul predellino. Nella cella, quando l'ebbi adagiato sulla poltrona, egli, indicandomi con la mano sinistra e con lo sguardo la sedia a rotelle, mi disse: portala fuori. Rientrato nella cella, notai che il padre incominciava ad impallidire. Sulla fronte aveva un sudore freddo. Mi spaventai, però quando vidi che le sue labbra cominciavano a diventare livide e ripeteva continuamente: Gesù, Maria, con voce sempre più debole, mi mossi per andare a chiamare un confratello, ma egli mi fermò dicendo: non svegliare nessuno. Io mi avviai ugualmente e, correndo, ero allontanato di pochi passi dalla sua cella quando mi richiamò ancora. Ed io, pensando che non mi richiamasse per dirmi la stessa cosa, tornai indietro. Ma quando mi sentì ripetere: non svegliare nessuno, gli risposi con un atto di implorazione: padre spirituale, adesso mi lasci fare. E di corsa mi avviai verso la cella di padre Mariano, ma vedendo aperto l'uscio di fra Guglielmo entrai, accesi la luce e lo scossi. Padre Pio sta male. In un momento fra Guglielmo raggiunse la cella del padre ed io corsi a telefonare al dottor Sala. Questi giunse dopo 10 minuti circa e, appena vide il padre, preparò subito l'occorrente per fargli un'iniezione. Quando tutto fu pronto, fra Guglielmo ed io cercammo di sollevarlo, ma non riuscendovi, dovemmo adagiarlo sul letto. Il dottore fece l'iniezione e poi ci aiutò a riadagiarlo sulla poltrona, mentre il padre ripeteva con voce sempre più fievole e con il movimento delle labbra sempre più impercettibile: Gesù, Maria. Frattanto, chiamati dal dottor Sala, cominciavano ad arrivare Mario Pennelli, nipote di padre Pio, il direttore sanitario della Casa Sollievo, dottor Gusso, e il dottor Giovanni Scarale, mentre chiamati da me erano già arrivati il padre guardiano, il padre Mariano ed altri confratelli. Mentre i medici davano l'ossigeno, prima con la cannula e poi con la maschera, il padre Paolo da San Giovanni Rotondo amministrava al padre spirituale il sacramento degli infermi. Alle ore 2:30 circa, dolcemente, padre Pio chinò la testa sul petto e era aspirato. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
cucina, vi benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Soffrendo e offrendo tutto a lui.